Il Partito Democratico di Prato archivia le polemiche per l'estromissione di Pasquale Leonardo dalla lista elettorale per le regionali, decisa dalla direzione regionale del partito, e riparte dai sei nomi definitivi in lista, presentati ufficialmente stamani. Eccoli nell'ordine in cui saranno stampati sulla scheda elettorale: Nicola Ciolini, Aurora Castellani, Rudy Russo, Ilaria Bugetti, Lorenzo Marchi e Luisa Peris. Per tutti la priorità è portare più Prato in regione, che significa anche avere un assessore pratese in giunta, ma anche più attenzione per la sanità locale, per le infrastrutture e per il sistema museale, e assoluta contrarietà alla realizzazione del nuovo aeroporto. Temi cari a Prato, ma che rappresentano anche il punto debole del candidato PD alla presidenza della regione, il governatore uscente Enrico Rossi, che in questa campagna elettorale sarà a Prato due volte, la prima il prossimo 28 aprile. Vorremmo fargli conoscere un po' di aziende del territorio, aziende tradizionali magari legate al tessuto, ma anche aziende innovative che guardano alla diversificazione del distretto. Gli faremo incontrare in particolar modo imprenditori anche del settore ICT e poi concluderemo la giornata con una cena popolare al Circolo Arci della Querce. La presentazione di oggi è stata anche la prima uscita ufficiale per il giovane avvocato Lorenzo Marchi, il nome che ha preso il posto di quello di Leonardo in virtù di un accordo nazionale con l'area cattolica che fa capo a Sabino Pezzotti e all'onorevole Dell'Ai, ex UDC, ora consulente del sindaco Bifoni per la promozione del territorio. Marchi non si sente affatto un raccomandato. Fino all'ultimo, come ho detto, ci siamo battuti per un cambiamento di questa direzione politica dell'UDC verso politiche che andavano ad avvicinarsi al centro-sinistra e si allontanavano dall'allora alleanza pratese ma non nazionale dell'UDC con il centro-destra, e quindi in contatti continui con il centro-sinistra, i vari segretari del PD, e quindi la reputo come il semplice evolversi naturale della mia esperienza politica.